La storia che stiamo per raccontarvi è un'altra storia di follia burocratica che non soltanto impedisce lo sviluppo economico di questo paese, ma rovina anche la vita della gente. Come ha fatto? Ma c'è un altro consiglio da dare. Allora, lui stesso sta dicendo che ha stress da lavoro. Ecco, poverino. Si faccia da parte e faccia lavorare un altro che non ha lo stress da lavoro. Questa è la prima cosa da fare. Così può cantare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la signora ha raccontato il coacervo delle sciocchezze, delle nefandezze e della, diciamo così, degli atteggiamenti contro i diritti dei cittadini in un paese come il nostro, che dovrebbe definirsi, e io voglio definirlo, un paese civile, un paese importante, via dicendo. Ebbene, la signora Pilotti continua a sostenere il paese. Ha già detto Ritanna, ma com'è possibile, di fronte alla malattia? Ora, già io sono contrario a questa precarizzazione incredibile che sta subendo questo paese e si sta ancora litigando in questi giorni se precarizzare ancora di più. Ma di fronte alla malattia, di fronte a quello che è successo a quella signora, ci sono delle norme che determinano quello che hanno determinato in termini negativi? Si cambiano quelle norme perché... siamo di fronte anche a situazioni che gridano scandalo, per esempio medici che permettono che ci siano i falsi invalidi, non i veri invalidi come lei, i falsi invalidi che hanno i soldi e vengono pagati. Stefano. Allora bisogna, chiudo dicendo che bisogna modificare quel comma. Oltre naturalmente alla battaglia contro la precarizzazione incredibile che sta avvenendo nel nostro paese. La questione dell'impunità, cioè sembra una sorta di impunità. Io voglio aggiungere, ma i responsabili, quelli che per esempio nella pubblica amministrazione permettono quelle cose e non si vedono arrivare gli impiegati in ufficio, non si pongono la domanda, ma che fine fanno questi? Oppure quelli dell'ATAC, il dirigente dell'ATAC, ma non si pone un problema di come... Scusa. Questo dove va a lavorare, cosa va a lavorare? Allora qui c'è anche da colpire duramente Stefano. Chi ha le responsabilità di dirigere queste imprese, perché questo non succede mai. Questo appellarsi ai cavilli, però nel caso di Morena è stato, come dire, ha avuto un effetto contrario. Esattamente, bravo. Cioè, bravo. Dire, questo è un paese che si appella ai cavilli per salvare i, come dire, quelli che hanno già le garanzie. E invece certo, quelli che dicevamo prima. E invece, certo. Appunto, i cavilli poi servono nel caso di Morena a non darle quello che le spetta per diritto. Una delle follie. Comunque bisogna modificare. Ma adesso parliamo del caso, ma io faccio un appello, dobbiamo farlo tutti. Quel comma va modificato. Comma perché 9. Non deve succedere una cosa come la signora, cui io ringrazio della testimonianza e ringrazio naturalmente la trasmissione che ha permesso di poterle dire queste cose. Non devono succedere. Una persona a che è stata operata di cancro non è invalidante. Ma e allora che cos'è invalidante? Se sei amico dell'amico, se sei amico del medico, sono quelle le cose invalidanti. Quindi noi dobbiamo modificarla quella norma, non solo denunciarla, bisogna modificarla. Franco, una cosa, ma è mai possibile che noi, giustamente l'Istat fa il suo lavoro, sì. Ma l'Istat inevitabilmente arriva sempre in ritardo. Ora, questo significa, no, in un paese come il nostro, anzi tutti i paesi, dovrebbero avere dei sensori, dei sensori della cittadinanza, come vanno le cose, come va la disoccupazione, però, come stanno scusami, male le famiglie. Ti interrompo per dire soltanto questo, che la gente ce l'ha questi sensori. Esattamente, e chiunque lo sa quello, prima. Stavo arrivando a quello. Io vorrei tanto che chi dovrebbe poi fare le scelte di politica economica, che sono i politici, chi ha le responsabilità di governo, vadano nei mercati a vedere come vanno le cose, vadano in mezzo ai disoccupati a vedere come vanno. Non c'è bisogno di aspettare l'Istat che fa giustamente il suo lavoro. Tra e allora c'è anche un'altra valutazione. Ci si doti di strumenti importanti per conoscere la realtà. C'è anche un'altra. Ma questo benissimo, un grande papa. La preoccupazione di ogni responsabilità di governo, istituzionale o che altro, deve essere il lavoro, i piani industriali, la politica economica. Ma è mai possibile, io adoro questo Papa, ma è mai possibile che bisogna andare dal Papa? Il Papa è un elemento universale, planetario, noi siamo in Italia,
ci si rimbocchi le maniche chi ha le responsabilità di governo per dare risposte al problema del lavoro e soprattutto il lavoro ai giovani. Questa è la cosa vera da fare. 4 milioni di italiani. Ma due mani gliela diamo per fare tutto quanto sarà possibile a difendere questa questione. Allora, sì, anche perché